bassista, compositore, arrangiatore. La sua missione è aiutare i musicisti. Restate con noi. Spazio Scenico, puntata numero 451, sono le 11:24 del 17 maggio 2021 dagli studi di Aracne TV Chiara Buccini, in collegamento con noi Cristiano Voltaggio, musicista, bassista, compositore, tante cose in una persona. Buongiorno Cristiano, grazie di essere con noi. Presentati, chi è Cristiano Voltaggio? Allora, innanzitutto buongiorno anche a te, Chiara, e grazie mille per questo invito. Semplicemente Cristiano Voltaggio è un bassista, cioè sono un bassista laureato al St. Louis College of Music, che è l'Accademia di Alta Formazione Musicale, un'accademia che vanta molti docenti professionisti che aiutano praticamente l'allievo nel suo percorso musicale, innanzitutto dentro la scuola e poi fuori. E mi sono laureato in musica moderna con il mio maestro, che è Gianfranco Gullotto, che è stato uno degli insegnanti di Saturnino, che è il bassista di Giovanotti. Quello che vi posso dire di me è che sono un musicista che ha suonato live in alcune occasioni e sto partecipando anche a progetti attivi, come ad esempio un progetto che si chiama Il Conto dei Giorni, che è un gruppo di musica folcloristica dove mischiamo vari generi e praticamente abbiamo anche due singoli che sono già stati registrati. Cristiano, perché tu dici che la tua missione è aiutare i musicisti nel loro percorso professionale? Beh, perché prima di tutto, Chiara, per le persone oggigiorno vorrebbero riuscire a creare qualcosa di originale, soprattutto se sono dei musicisti. Chi suona musica molte volte si confonde con la persona che magari suona una cover, dice quello è musicista. No, il musicista in realtà è quello che crea, è quello che cerca di dare vita alle sue emozioni e trasferirle sulla carta. Quindi cercare delle ispirazioni che possano dare vita ad immagini. Quindi Ma creare Cristiano, un questo. artista, un creativo a tutti gli effetti. Esatto, un artista è un creativo a tutti gli effetti, perché oggigiorno la persona che è creativa è colui che riesce a tirare fuori, ad esempio, da dei disegni, una propria musica personale. E che cosa fa? Studia vari generi musicali, si forma. Ok? Molte volte l'errore che fanno molti musicisti è quello di dire: ok, sono arrivato alla fine di un percorso, posso fare il musicista. Invece no, invece non è proprio così, perché quando poi alla fine vedi che il lavoro vero è un altro, scopri che in realtà non finisce mai quel percorso, c'è sempre bisogno di migliorare e di migliorarsi. Cristiano, tu dai anche lezioni ai giovani musicisti, li segui in un percorso, sei anche un insegnante, insomma. Esattamente, proprio per questo motivo io, la mia missione è proprio quella di aiutare i musicisti, proprio perché prima di tutto hanno bisogno di una base, di un insegnamento. E io, se è il caso, che do anche lezioni, posso dare lezioni ormai anche di solfeggio,
solfeggio ritmico, dettati melodici, ear training, allenamento dell'orecchio. Ecco perché aiuto proprio i musicisti, proprio perché devono imparare a creare delle musiche anche servendosi di un pianoforte. Io ho qui con me un pianoforte e una delle cose principali che facevo quando stavo al San Luis era comporre delle musiche con degli accordi che abbiano un senso logico, perché studiavo una materia che si chiama tecniche compositive, da cui ho tratto delle mie composizioni personali. Cristiano, come anche la tecnologia ha rivoluzionato il mondo della musica, in particolare anche il tuo strumento, che è il basso elettrico? Sì, oggigiorno la digitalizzazione è importante per due motivi principali. Il primo perché nel periodo in cui stiamo vivendo in casa, che stiamo magari chiusi in casa, e per il fatto che sono state chiuse molte attività, tra cui specialmente la nostra, è importante la digitalizzazione per il fatto di conoscere, di farsi conoscere e di, come possiamo dire, di promozione. Esatto, di promuovere la propria attività e promuovendola magari sui social, quindi ad esempio Instagram, oppure facendo campagne pubblicitarie, o ancora di più andando magari trasferendoci su YouTube. E questa attività di promozione bisogna farla continuamente, proprio per far conoscere la propria tecnica, no? La propria conoscenza musicale, e soprattutto anche per offrire servizi. Se noi vogliamo offrire servizi di lezioni, dobbiamo essere in grado di capire il digitale, capire in quale direzione sta andando la digitalizzazione, in quale direzione. Questo è importante perché altrimenti, e soprattutto farsi un book di musiche, o comunque un book di quello che sai fare, in modo tale che le persone, quando ti contattano, tu già gli dai un'idea di come di dovrebbe essere il tuo modo di operare, ecco. Chi sei e come operi. Esatto. Tu hai fatto accenno poco fa a questo difficile anno, anzi più di un anno, insomma, con i teatri chiusi, le attività culturali ferme, anche i concerti. Adesso piano piano con le riaperture abbiamo visto cinema, teatri, e c'è, insomma, anche se con capienza ridotta, c'è comunque una ripresa. Che cosa è stato per voi questo anno? Che cosa ha significato? Voi vivete di live, di spettacoli dal vivo, del rapporto con il pubblico. Che cosa ha significato per voi questo lungo anno? Devo dire, Chiara, che non è stato molto semplice, non è stato un anno certo felice, perché io prima che ancora fosse iniziato questo, chiamalo così, lockdown, stavo facendo dei concerti e sentivo veramente un piacere relazionarmi nel palco, perché il musicista, la cosa bella di questo lavoro è che si relaziona proprio, sta a contatto con il pubblico, la cosa più bella che ci sia. Anzi, soprattutto, che cosa fa? Succede poi che quando magari hai dei pensieri per la testa, quando suoni sul palco è come se non esistessero più, è come se diventi un'altra persona, come se quei problemi non ci sono. Io però ho sfruttato questo momento con astuzia, mi sono detto, ma fermati un attimo, questo è un periodo, seppur un periodo fermo, è un periodo in cui tu puoi finalmente far scoccare la scintilla delle creazioni. E allora mi sono iscritto subito in un concorso che si chiama Premio Vincenzoni, al quale ovviamente poi non ho vinto in quella colonna sonora, però il fatto di aver partecipato mi ha dato una bella soddisfazione, perché dovevamo praticamente commentare
una sequenza di un film che poi alla fine dovevi mettere degli strumenti musicali e poi alla fine dopo ho pubblicato anche questa, la mia opera che era inedita, la mia opera inedita l'ho pubblicata su Padamu prima, perché è un servizio che uso spesso ultimamente, molto migliore della SIAE, e Padamu, devo dire che mi fa trovare, mi dà veramente una comodità nel, soprattutto quando devo trasferire dei pezzi, con facilità e con semplicità, e per tutelarli soprattutto. E questo momento mi è servito soprattutto proprio perché con il mio gruppo Modus Vivendi stiamo preparando un repertorio molto, molto intenso di revival italiano, e ultimamente abbiamo fatto abbiamo sparso un po' la voce, perché sono in contatto con un giornalista che tu conoscerai, che è Andrea Lepone, non so se lo conoscerai, e con questo giornalista ho i contatti per cercare di allargarmi e farmi conoscere soprattutto come musicista. E poi anche perché ho un progetto che si chiama Last Creative Heroes, con cui sono in contatto con che l'ho creato insieme a un amico mio grafico, e insieme insieme ad altri autori stiamo cercando di creare del materiale per cercare di farci conoscere e sviluppare questo materiale e farlo trasformare in immagini, musica, in tutto ciò che riguarda l'arte in generale. Insomma, Cristiano, hai sfruttato anche questo periodo, se vogliamo, proprio di stop, almeno di spettacoli dal vivo, per implementare e per comunque stuzzicare la tua creatività. Mancano 2 minuti al termine di questa puntata di Spazio Scenico. Cristiano, io con te vorrei concludere con una domanda. Tu sei giovanissimo, però hai già fatto un significativo percorso a livello artistico e musicale. Che cosa ti senti di dire ai giovanissimi che vogliono intraprendere questa carriera così particolare, così, ecco, dedicata alla creatività, ma penso anche difficile in periodi in cui poi la cultura, vediamo, viene sempre un po' messa in secondo piano? Semplicemente mi sento di dire a queste persone che vogliono intraprendere il percorso musicale o artistico di non chiudersi nella disperazione, ma al contrario di sfruttare questo momento di stallo per creare il più possibile, cercare di creare e dare sfogo alla propria fantasia e mettersi magari al piano per comporre, per sfruttare comunque tutti i mezzi di comunicazione per creare le proprie opere inedite, sia che siano musicali che non, e soprattutto di non arrendersi e di lottare. Beh, un bel messaggio che dai ai giovanissimi. Cristiano, io ti ringrazio di essere stato protagonista di questa nostra puntata di Spazio Scenico, come sempre dedicata al mondo dell'arte e della cultura. Grazie di essere stato con noi. Io ringrazio te, Chiara, e che dire, speriamo di rivederci in un'altra prossima intervista. magari anche vedendoci in qualche spettacolo live. Dal vivo. Buona giornata, Cristiano. Volentieri. Grazie mille. Ciao.